I dinosauri sono stati gli animali ad aver raggiunto le dimensioni maggiori sulla terraferma. Sebbene in realtà fossero per lo più di piccole e medie dimensioni, spesso i dinosauri vengono associati a forza bruta e imponenza, caratteristiche che di certo non mancavano in alcuni di loro. Le scene di caccia e di lotta tra questi animali riempiono il nostro immaginario collettivo, a volte incutendo in noi un po' di sano timore. I dinosauri però convivevano con molti altri organismi, alcuni di questi erano un vero e proprio incubo anche per i giganti della preistoria. In questo speciale di Halloween vi porteremo alla scoperta di alcuni degli esseri viventi più terrificanti dell'era mesozoica, molti dei quali sono presenti ancora oggi. Cominciamo con qualcosa di familiare. Se dovessimo chiedervi qual è l'animale più pericoloso al mondo, cosa rispondereste? Molti di voi forse penseranno a temibili predatori come il leone, il lupo o la tigre. In verità la risposta a questa domanda è da ricercare in qualcosa di molto, molto più piccolo. Le zanzare. Gli animali che causano più morti in tutto il mondo tra gli esseri umani. Questi piccoli insetti trasportano numerose malattie come la malaria, oggi come nell'era dei dinosauri. I fossili di zanzara sono rari, ma possono dirci molto sulla loro storia evolutiva. Nel Cretaceo la malaria era una malattia nuova e probabilmente ebbe un effetto devastante sulle popolazioni di dinosauri, sino al raggiungimento di un certo grado di immunità. In questa immagine potete vedere una zanzara pungere un dinosauro nello spazio presente tra le squame, trasmettendo così il temibile patogeno della malaria. Rimanendo nel mondo degli insetti, voi conoscerete di certo pidocchi e pulci, fastidiosi parassiti che affliggono gli umani e molti altri animali. Pochi di voi sapranno però che anche i dinosauri dovevano avere a che fare con questi piccoli ospiti indesiderati. Piccoli si fa per dire. Alcuni di questi, come la specie di pulce Pseudopulex magnus, potevano raggiungere una lunghezza di 22 mm. Tra i pidocchi del Mesozoico, invece, il record come specie di maggiori dimensioni è detenuto da Saurodectes brasnaschi, un pidocchio di ben 18 mm e mezzo. Un altro genere di pulce dalla morfologia insolita fece la sua comparsa durante il Cretaceo, Sauroptyrus. Questa pulce era dotata di zampe molto lunghe, caratteristica che, secondo i paleontologi, poteva essere utile per rimanere attaccata alle ali degli pterosauri o alle squame dei dinosauri. Anche i tafani, i simulidi e i pappataci, che oggi pungono e infastidiscono animali di ogni sorta, hanno avuto origine durante l'era dei dinosauri. Organismi sicuramente più antichi, i nematodi comprendono molte specie di vermi parassiti diffusi in tutto il mondo. Sicuramente anche i dinosauri erano ospiti di questi parassiti, così come i cugini dei coccodrilli e persino alcuni nostri antichissimi parenti, i cinognati. Nelle feci fossili di questi animali, ovvero i coproliti, sono state trovate uova di nematodi. Anche le zecche erano presenti durante il Mesozoico, e da allora come oggi, questi aracnidi erano vettori di numerose malattie. La zecca che vedete qui è stata trovata all'interno di un'ambra del Cretaceo, il reperto in questione è stato descritto nel 2001. Nella stessa ambra si sono conservate delle piume di uccello, a sostegno dell'ipotesi secondo la quale i dinosauri fossero ospiti perfetti per questi piccoli parassiti. In un altro studio risalente al 2017 è stato analizzato il contenuto di una seconda ambra del Cretaceo contenente più zecche. Una di queste, Cornopalpatum burmanicum, si trova ancora aggrappata ad una delle piume presenti nell'ambra. Sono stati individuati nella stessa ambra altri tre esemplari di zecca per i quali è stata battezzata una nuova specie, Deinocroton draculi, la cui morfologia indica la convivenza all'interno del nido con dinosauri piumati. Uno di questi parassiti presenta addirittura l'addome colmo di sangue, probabilmente appartenuto al dinosauro parassitato. Per la pubblicazione di questo studio sono state prodotte immagini incredibili ottenute grazie alla perfetta conservazione in ambra degli esemplari. In questa ricostruzione paleoartistica potete osservare le due specie di zecca che parassitano la cute di un giovane dinosauro piumato. Ma il caso più inquietante di parassitismo sui rettili preistorici è stato scoperto nei dinosauri più grandi di tutti,
i sauropodi, i famosi vegetariani dal collo lungo. Nel 2020 sono stati descritti alcuni fossili di sauropode e titanosauro del Brasile che presentavano delle caratteristiche insolite. I segni presenti sulle ossa di questo animale erano l'evidenza di una grave malattia, l'osteomielite acuta. Questa patologia delle ossa è stata causata probabilmente da temibili parassiti protozoi. Alcuni di questi parassiti sono stati individuati all'interno dei canali vascolari delle ossa del dinosauro. La malattia ha forse portato l'animale a presentare numerose ulcere e problemi alla pelle. Come abbiamo visto, anche i dinosauri non aviani dovevano fronteggiare temibili parassiti e malattie, esattamente come gli animali di oggi e come i dinosauri odierni, gli uccelli. In questo video abbiamo trattato solo una piccola parte di quello che è il grande universo di interazioni biologiche meravigliose e terrificanti nel nostro straordinario pianeta. Lo speciale finisce qui, ma la prossima settimana vi parleremo di temi altrettanto inquietanti. Tutto il team di Usi vi augura un buon Halloween e vi dà appuntamento al prossimo video, dove andremo alla scoperta dei buchi neri, i mostri del cosmo.